Dottor Campanella. Ma che dottore? Pierfrancesco. Pierfrancesco Campanella. Allora, come mai qui a tale quale? Sono qui perché tra le mie molteplici attività c'è anche quella, così, per passione, di giornalista musicale. E il direttore di una testata con la quale collaboro, che era stata invitata alla conferenza stampa oggi qui, per tale quale show, non è potuto venire e ha chiesto la cortesia. E ha mandato un ottimo rappresentante. Abito qua vicino, quindi. Quindi allora proprio è stato veramente 5 minuti una passeggiata. Allora, come vedi il mondo dello spettacolo, della televisione in questo momento? Come vedi la televisione? Ma penso che attraverso una fase di stanca, perché vedo programmi che si ripetono, manca la novità, manca il coraggio di usare, di cambiare un po' le carte in tavola. Mi sembra che ci si adagi un po' da troppi anni sugli stessi programmi, sugli stessi conduttori, sugli stessi personaggi, e quello che manca è un po' di fermento, un po' di creatività in più. Ci si preferisce adagiare sulle cose già fatte, sul già visto. Ma come vedi questo cast allora di tale quale? Ma né più né meno che come quello degli altri anni, è molto variegato, ci sono un po' di cantanti, un po' di attori, presentatori, personaggi televisivi, insomma, più o meno in linea con quello degli altri anni, che comunque ha decretato il successo di questo programma che ormai da tanti anni va in onda, quindi evidentemente squadra che vince non si cambia. Esatto. Allora, tu anche adesso, se sono personaggi diversi, però sono omologhi di quelli degli altri anni, quindi il meccanismo è lo stesso. Beh, sai, cambiano i nomi, sì, in realtà, poi alla anche fine un po' lo stile a volte. Sì, però comunque nel complesso è la storia che si ripete. Sì. Tu stai preparando qualcosa di particolare? Intanto devo curare l'uscita di un docufilm dedicato a Marco Ferreri, del quale quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa, e uscirà nelle sale tra qualche mese, e quindi sono impegnato nell'organizzare la promozione e quindi la distribuzione di questo lavoro. E poi girerò a breve un cortometraggio, e con l'anno nuovo spero di fare un lungometraggio, però film questa volta. Film vero. Già scelto tutto? No. Già scelto nel senso, cioè il soggetto. Della sceneggiatura. Beh, sì, la sceneggiatura certo, già c'è. E tratta? E tratta un problema molto attuale nella nostra società, che è quello dello stalking e del femminicidio. È un problema che purtroppo ci tocca tutti i giorni. Un problema che tutti i giorni non solo si ripete, ma addirittura aumenta. Leggiamo dei casi di cronaca sempre più drammatici, quindi è veramente di grande attualità, anche se magari cercherò di farla in una chiave un po' più originale rispetto, altrimenti si rischia di fare la copia di quello che avviene tutti i giorni. Esatto, cioè, la copia del telegiornale. Non è un programma di cronaca, insomma, ce ne sono tanti, li conosciamo tutti, no, sarà una cosa comunque articolata, con un messaggio. Teatro? Teatro no, io ho iniziato col teatro tanti anni fa, poi strada facendo l'ho un po' trascurato, anche perché a me piace molto il cinema in realtà. E come vedi il cinema italiano allora? Peggio che andare di notte. Ormai ci sono pochi film che riescono, parlo di quelli italiani, che riescono a catturare l'attenzione del grosso pubblico nelle sale. La maggior parte dei film, verrebbe da dire, chi li ha visti, che la distribuzione cinematografica è abbastanza in crisi, i film vengono smontati dopo una, massimo due settimane, anche quelli che vanno bene. Infatti io ricordo molti film ai miei tempi, diciamo giovane io, che ovviamente stavano su una sala 4 mesi, 3 mesi. Un anno, quelli di grandissimo successo anche un anno. Io ricordo che vidi Malizia esattamente dopo un anno che era uscito al cinema la prima volta. Quindi, però erano anche tempi diversi dove non esisteva lo sfruttamento video, non ci stavano televisioni che trasmettono film in modo selvaggio, soprattutto non c'era internet. Adesso la gente vede i film in mille modi ed è chiaro che la sala ha perso la sua centralità. Ecco, i tuoi film saranno solo per le sale cinematografiche oppure avranno poi una distribuzione quasi immediata, diciamo, nei canali internet? Beh, i canali internet spero il più tardi possibile, diciamo che sicuramente pay TV e televisione. Benissimo. Oltre che un video, quindi. Ma il cast ad esempio è già pronto? No, il cast non è pronto perché dipenderà dal budget definitivo. Tu sai che il cast dipende molto, quello è il costo
sopra la linea e dipende dal budget definitivo, quindi sono in questo momento in una fase di progettazione, di studio e anche di ricerca di fondi. Benissimo, allora in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a te. E ovviamente tanto cinema italiano. Sempre. E non solo, ma molto di più italiano. Molto di più italiano. Grazie, grazie.